Dopo le mie prime dichiarazioni ho chiesto a Marigliano.net ancora pochi minuti per completare il pensiero, e non solo, ma i tanti interrogativi che mi sono posto, che mi pongo e che altri si pongono per fare maggiore chiarezza sulla situazione politico-istituzionale marigianese. Penso che tutto quello che sta accadendo non è mai successo nella storia della Repubblica. Ci sono stati sempre dei principi che nel rispetto di comportamenti etico-politici hanno rispettato quello che deve essere sempre, diciamo, la stella polare per ben amministrare una comunità. Tutto questo a Marigliano non è più. E allora il primo interrogativo è quello secondo il quale il commissario De Gennaro si esprime dopo un incontro con il sindaco di Marigliano ed altri rappresentanti politici del territorio, si esprime dicendo: non capisco il sindaco di Marigliano. Che significa? Che aveva dato la sua disponibilità? È questo che gli chiediamo. E allora perché poi ergersi a paladino del popolo durante la manifestazione di protesta sul sito di stoccaggio, addirittura mettendosi sotto i piedi la striscia di colore, la fascia di colore? Perché ha calpestato il tricolore italiano? Che devo pensare? Chi è il sindaco di Marigliano? Quello che probabilmente ha dato la disponibilità? O quello che ha finto di protestare insieme al paese per l'arrivo dei rifiuti e delle ecoballe sul territorio? A parte che tutto questo merita un inciso, tra virgolette. È grave calpestare il tricolore. Io proprio che ho preparato e ho presentato da parlamentare un disegno di legge dove prevedevo appunto che la bandiera italiana, quella tricolore, quella che abbiamo tutti noi nel sangue, nel cuore, che amiamo, bianco, rosso e verde, la nostra bandiera che rappresenta la nostra patria, ecco, quella bandiera io ho proposto che venisse esposta in tutte le classi, in tutte le scuole italiane, perché ritorni l'amor di patria, perché attraverso questo passaggio probabilmente riusciremo a recuperare anche quei valori che in questi ultimi tempi si stanno perdendo. Ricominciare dai ragazzi, dai bambini, da quella parte sana della società. E il sindaco di Marigliano si mette la fascia sotto i piedi. È diverso. Anch'io ho reagito alla politica malata. È cosa diversa. È grave calpestare la bandiera invece. Chiudo virgolette. E allora perché poi il sindaco, come dicevo prima, improvvisamente, dopo aver manifestato insieme ai nostri concittadini e disattendendo quello che per tre volte il deliberato di un consiglio comunale, che è espressione sovrana della città,
va a firmare un patto scellerato con il commissario De Gennaro facendo arrivare le coballe a Marigliano. Perché non in Tarquale, che sarebbe rimasto qua sul territorio soltanto per 70 giorni, così mi dicono. Perché le coballe, che sono soggette poi a un successivo diciamo sito di vagliatura e quindi alta installazione di monnezza sul territorio e quindi con conseguenziali discariche, perché arriveranno dei finanziamenti per fare tutte queste operazioni. E allora perché ha scelto le coballe? Chi è il sindaco? Quello che ha dato la disponibilità, se l'ha data, quello che si è opposto calpestando la fascia, quello che non ha saputo poi, ecco, mantenere democraticamente un atteggiamento rigoroso informando la città e il Consiglio Comunale e andando a firmare questo accordo. Noi vogliamo solo sapere, vogliamo solo la verità su questo. Volevamo essere coinvolti, io come parte istituzionale ed altri sul territorio che eravamo ai vertici, non soltanto parlamentari, ma anche regionali. Sindaco, quando hai firmato questo accordo, io ho preso le distanze coerentemente, correttamente, con quello che già avevo detto, che non volevo le coballe. Perché salta il piano del Gennaro e il Marigliano rimane? Ho preso le distanze da questa tua decisione di non coinvolgere le parti politiche democraticamente. E allora prendo le distanze e tu che fai? Reagisci in un momento delicato della politica nazionale licenziando gli assessori di quel gruppo di maggioranza che ha stilato a mio nome, io personalmente, un programma di ricostruzione per la città, e la città che ha risposto dando la maggioranza assoluta a quel gruppo, votando te che ritornavi dall'America e che hai sottoscritto quel programma che io ho scritto. Licenzi gli assessori di quella maggioranza, calpesti la democrazia, vuoi sovvertire quella che è la volontà popolare, stai seminando specchietti per le allodole, verificheremo chi sono queste allodole e perché abboccheranno nella trappola, verificheremo, controlleremo, non ti preoccupare. L'etica recita diversamente, vuole comportamenti diversi. La ricostruzione di un paese passa attraverso i buoni comportamenti. Questo non porterà a nulla. Non porterà a un bene comune, al bene comune. Stai sbagliando.